Duct tape è come gli inglesi chiamano nastro adesivo telato. Vesta Stout, un'operaia di fabbrica e madre di due marinai della Marina statunitense, ebbe l'idea di un nastro adesivo telato e scrisse una lettera al presidente degli Stati Uniti d'America in cui chiedeva di sviluppare qualcosa di simile facilmente utilizzabile. L'incarico venne assegnato al generale Robert Wood Johnson, presidente della Johnson & Johnson, che fece partire lo sviluppo di un nuovo nastro adesivo. Era composto da un tessuto rivestito di polietilene con uno strato adesivo. I soldati statunitensi lo soprannominarono duct tape. Negli anni 50 il nastro telato viene utilizzato per sigillare i condotti dell'aria, in inglese duct, e così diventa noto come duct tape. Nel 1972 è stato impiegato per riparare il rover lunare nella missione Apollo 11. Poi come trattamento terapeutico, ad esempio per eliminare verruche, anche se alquanto bizzarro, e nel 2010 per rimediare al fenomeno noto come antenna gate. Il nastro adesivo telato risolve molte situazioni, ancora oggi.